chiunque abbia qualsiasi considerazione da fare, qualsiasi domanda da fare, può farla. Io direi che diciamo, per iniziare potresti spiegarci cosa è successo, come è nata questa cosa a Cassinetta, l'esperienza di Cassinetta Lugagnano, e poi Abbiate Grasso, e quindi diciamo il tuo ruolo all'interno della giunta, quali sono le cose che avete fatto, il programma che avete proposto e che risposta c'è stata da parte della cittadinanza, quindi già insomma ce n'è. Prego. Ma intanto grazie dell'invito, e torno davvero volentieri 3 anni dopo altrimenti festival, era il 2011. Cassinetta di Lugagnano, la storia nasce quasi per caso, perché nasce nel 2001, quando appunto questa lista civica di questo piccolo comune della provincia di Milano mi ha chiesto di fare il candidato sindaco. Io non abito a Cassinetta di Lugagnano, quindi cercavano un candidato sindaco, e facevo politica all'Abbiate Grasso, e mi ha chiesto di fare il candidato sindaco. Abbiamo scritto un programma, avevamo 30 anni, e il programma era ispirato da quella che era la vita nella bassa milanese. Noi siamo nel Parco del Ticino, in una delle 6 riserve della biosfera, e a quell'epoca la pressione edilizia era molto forte, c'erano gru dappertutto, i comuni crescevano a dismisura, c'era una pressione edificatoria davvero forte, e i comuni appunto passavano da 1.000-1.500 abitanti a 5.000-6.000 con piani regolatori che prevedevano ogni volta nuove costruzioni. In campagna, in una zona molto fertile, in una zona agricola, con un reticolo irriguo studiato da Leonardo da Vinci, che è stato il frutto di un lavoro, un'opera idraulica eccezionale. Quindi per noi ci è sembrato naturale scrivere un programma elettorale che dicesse basta, non si consuma più territorio, si recupera solo l'esistente. Abbiamo cominciato a girare per il nostro piccolo paese in bicicletta, perché appunto io, non essendo di Cassinetta di Lugagnano, ho anche bisogno di farmi conoscere. Abbiamo parlato con tutti, quindi con un porta a porta, spiegando il nostro programma, dicendo che eravamo contrari alla cementificazione, e abbiamo vinto le elezioni. Vinte le elezioni, con il 51% abbiamo poi messo in pratica quello che era scritto nel nostro programma elettorale. E quindi abbiamo adottato, a distanza di qualche anno, il piano regolatore che ha appunto fermato il consumo di territorio. Questo ci ha fatto entrare in rotta di collisione non soltanto a Cassinetta di Lugagnano, ma un po' in tutta la provincia di Milano, perché nel momento in cui si cambia strada e si decide di invertire la rotta, anche se in un piccolo comune, si porta concretamente il seme del cambiamento, e quindi i comuni vicini al nostro incominciavano a essere infastiditi, perché poi i cittadini delle città vicine andavano dai loro sindaci a dire: ma perché non facciamo anche noi come Cassinetta di Lugagnano? E mentre prima potevano dire non si può fare perché ci servono i soldi, perché abbiamo bisogno degli oneri di urbanizzazione, non so se da voi si chiamano oneri di urbanizzazione, penso che no, comunque quello che si paga per costruire, quello che si paga per costruire, e lì adesso con Expo 2015, no? Stanno aspettando di arrivare, io sto aspettando che si arrivi all'inaugurazione per vedere chi la farà l'inaugurazione, perché speriamo che ne resti uno almeno. No, è in grado di farlo l'inaugurazione, però a parte le battute, che sono soltanto battute, il fatto di aver aperto un nuovo modello di gestione del territorio ci ha appunto messo in contraddizione con tutti gli altri sindaci, con le altre amministrazioni. Però poi abbiamo incontrato altre reti, abbiamo incontrato movimenti, comitati che raramente erano alla guida del comune, però con i quali abbiamo fatto anche un po' massa critica del partito. Il movimento Stop al consumo del territorio, la campagna Salviamo il paesaggio. Noi comunque poi, dopo aver fatto il nostro piano regolatore, aver fatto una campagna amministrativa molto ambientalista, con il coinvolgimento dei cittadini, partecipazione, devo dire che mi ritrovo molto nel lavoro che state facendo voi qua, perché è esattamente lo stesso percorso. Abbiamo rivinto le elezioni nel 2007 prendendo il 63%, quindi le persone avevano introiettato e anche le altre liste che erano contro di noi, anche se non so se loro ci credevano veramente, nel programma avevano messo stop al consumo di territorio, perché comunque era passato il messaggio che non si sarebbero presi i voti se tornare a fare quello che si faceva una volta, perché il comune aveva tenuto con delle difficoltà finanziarie, perché comunque erano avere gli oneri, ci siamo dovuti inventare mille cose, l'incontro con i comuni virtuosi, matrimoni per la terra,
praticamente noi essendo circondati da sindaci di Comunione e Liberazione, perché c'era Abbiategrasso, sindaco braccio destro di Formigoni, Magenta, un altro braccio destro di Formigoni, Robecco sul Naviglio, sempre sull'asse del Naviglio Grande, un altro braccio destro di Formigoni, Sciva, praticamente allora, una decina di bracci destri sul territorio lombardo, ma nulla contro Comunione e Liberazione, però hanno una particolarità, che non promuovevano i matrimoni civili. Mm-hmm. E quindi chiedevano, vuoi sposarti alla Abbiategrasso? Vabbè, vieni in orario d'ufficio. E quindi chi voleva fare un matrimonio civile il sabato, la domenica, in orario, venivano tutti a Cassinetta di Lugagnano, perché noi eravamo un'amministrazione più aperta, eravamo, solo che poi dopo appunto abbiamo detto, però questi sabato e domenica almeno facciamoli fruttare. E abbiamo fatto un nuovo regolamento per il matrimonio a Cassinetta di Lugagnano: ci si può sposare da lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte, con lettura di poesie, matrimonio alla carta, una cosa, no? Quindi abbiamo incassato nel 2012, per dare un ordine di grandezza, il 30% degli oneri di urbanizzazione che incassava storicamente il comune di Cassinetta sono stati coperti dai matrimoni per la terra. E con una crescita poi anche di nuove attività, perché poi sono partite il bed and breakfast, le ville private che chiedevano al comune di fare i matrimoni nella villa privata, perché volevano il matrimonio con il sindaco vero, perché magari facevano dei matrimoni farlocchi, invece volevano il matrimonio con il sindaco, no, con la fascia, e solo che per fare un matrimonio fuori dal comune, in una villa privata in Italia, non puoi farlo se non è sede municipale. Mm. E quindi abbiamo fatto una convenzione con queste ville private in base alle quali ci hanno dato la sede. Noi, il comune di Cassinetta di Lugagnano, contrariamente a quello che accade di solito in Italia, in cui il pubblico cede proprietà al privato perché non è in grado di mantenerlo, garantirsi il mantenimento delle spese, noi abbiamo avuto il senso contrario: il privato ha ceduto al comune una sede per poter fare appunto i matrimoni civili. Avevamo fatto un errore là, perché forse potevamo, perché il matrimonio a mezzanotte costa 1.500 euro, il matrimonio con il sindaco falso può essere annullabile, quindi potevamo fare una tariffa speciale matrimonio annullabile da 2.500 euro, no? Così qualcuno, se magari si voleva pentire senza fare ricorso al giudice, impugnava il matrimonio annullabile, però poi non l'abbiamo fatto. Questo per dire cosa, però, che tutelare il territorio per noi ha significato anche far partire nuove iniziative, valorizzando il territorio, l'ambiente, la bellezza che c'è. Comunque Cassinetta di Lugagnano è un bel borgo, ci sono ville del Settecento, siamo in piena della Padana, lungo l'asse del Naviglio Grande, è un bel territorio, è molto bello. E questo però era considerato un elemento di contorno, mentre invece valorizzandolo si può creare una nuova economia, una nuova economia, veramente sì. Oltre al fatto che comunque noi non abbiamo fermato l'edilizia, noi non abbiamo detto stop all'attività edilizia, noi abbiamo detto stop al consumo di territorio, puntiamo tutto sul recupero dell'esistente. Il nostro piano regolatore spingeva tutto nel recupero del centro storico, nella messa ordine delle case che stavano da pezzi, case di corte, cascine, ville, c'erano delle ville meravigliose che stavano crollando, in cui sono state recuperate delle strutturazioni per consumare di meno. Certo, esatto. Quindi un investimento nel settore del recupero, è una cosa banale, cioè un semplice buonsenso, non era rivoluzionario, solo che era considerata qualcosa di sovversiva, una cosa di, cioè, eravamo proprio degli extraterrestri. Poi in realtà questo meccanismo, anche a causa ultimamente dell'esplosione della bolla immobiliare, del fatto che abbiamo appunto uno stock di immobili ormai che non si vende, cioè San Marino se ha lo stesso problema, delle case non costruite che sono nella pancia delle banche, quindi ci sono, no, delle, ormai non c'è più mercato, no? L'unica cosa che può alimentare la nuova edilizia è la operazione di speculazione finanziaria e edilizia. E questa non è economia virtuosa, economia che non dà nulla di positivo ad un territorio, perché poi nel momento in cui ti intossichi da un punto di vista proprio finanziario, perdi il contatto con l'economia reale.
se vuole recuperare l'economia reale nel settore, nella filiera delle costruzioni, occorre andare nella cura del dissesto idrogeologico, ad esempio, nella messa in sicurezza del territorio. Ieri a Genova un altro morto, forse adesso non so se ce ne sono stati altri, però ancora lo stesso torrente, il Tisagno, il Reggiano, che aveva, no, l'acqua ricorda, va, però il nostro paese, il nostro territorio è completamente abbandonato. Da 60 anni a questa parte abbiamo avuto 1 miliardo circa di danni all'anno per il dissesto idrogeologico, considerando soltanto le grandi alluvioni, i grandi eventi per i quali ci sono stati gli stanziamenti del governo. Quindi questo dà un po' la... andrebbe orientato tutto in quella direzione, oppure quella del territorio, ma anche la realizzazione di opere pubbliche che servono ai cittadini, marciapiedi, piste ciclabili, messa in sicurezza, la viabilità, pedonalizzazione, lì ci sarebbe tantissimo lavoro da fare. Ovviamente occorre un cambio di mentalità, e quindi tanto noi vincere le prossime elezioni. Ti prenderemo come consulente. Quindi... Una domanda ti volevo fare. Hai parlato di praticamente di riconversione proprio del concetto dell'edilizia, no? Che dalla mera costruzione passa invece alla riconversione anche in senso energetico, eccetera. Che impatto ha avuto questo sulle ditte a livello di azienda, a livello di ditte? Che rapporto avete avuto voi con ditte? Lunghe Cassinetto è un comune piccolo, quindi ovviamente dobbiamo ragionare in termini di bacino molto più ampio, ma abbiamo notato comunque in tutta la Vietense, in tutta la zona, che le ditte che si sono riconvertite andando verso l'energia rinnovabile sono quelle che hanno resistito meglio anche a questa crisi, perché in questa fase in cui la politica potrebbe dire appunto basta alla speculazione edilizia, al consumo di territorio, alle palazzine, ai centri commerciali, ai grattacieli, ville topoli, che sono di solito operazioni che fanno le grandi imprese, se si abbandonasse quel modello e si puntasse invece sul piccolo, sul recupero, le piccole imprese sarebbero in grado di resistere, riconvertirsi più facilmente, no? E quindi chi una volta, ma è molto più facile trovare se punti sul recupero dell'esistente, di un intonaco nella realizzazione di interventi mirati che hanno, è più facile che tu abbia bisogno del piccolo artigiano, della piccola impresa e non della SPA, no? Vai a dare anche una mano economicamente più ai piccoli, che sono quelli che stanno pagando di più in questo momento, che poi magari sono appunto fagocitati dalle grandi aziende che arrivano su un territorio con dei grandi progetti che poi acquistano, subappaltano i piccoli che vengono poi strozzati. Quindi ragionare in questi termini potrebbe mettere in moto un'economia davvero diversa. Poi comunque a livello nazionale noi abbiamo perso 500.000 posti di lavoro nel settore dell'edilizia, ma la stessa Fillea CGL, che è il sindacato più importante degli edili, non chiede di ripartire con il vecchio modello, ma chiede di puntare tutto sul recupero, sulla cura del territorio, il recupero dei centri storici, e guadagneremo anche dal punto di vista del turismo a livello nazionale, perché noi comunque, contrariamente a quanto sta facendo in altri paesi d'Europa, non abbiamo investito in un piano nazionale, ad esempio, di messa, di imbellimento dei nostri centri storici, dei nostri borghi, che sarebbe lavoro e anche attrazione turistica, mentre invece vediamo come lo sblocca Italia, per fare un esempio che poi non mi riguarderà, anche se poi alla fine no, penso che le infrastrutture, quello che è, vi riflette, a meno che non facciate uno sblocca San Marino, potrebbe anche essere uno sblocca San Lo sblocca Italia non ha, cioè sono soltanto infrastrutture, autostrade, inceneritori, trivellazioni, ricerca di petrolio, stoccaggio di gas nel sottosuolo, no? Ma non c'è nulla sul recupero di incentivi ai comuni per poter sistemare i propri centri storici, ma anche incentivi ai cittadini che vogliono recuperare, anziché costruirsi la casa più nuova, ma non ce n'è più. E quindi un paese normale dovrebbe andare in quella direzione naturalmente, invece prevalgono sempre le logiche speculative. Guarda, a questo proposito, qui a San Marino ci sono, pare, 8.000 appartamenti sfitti su una popolazione di 32.000 abitanti, forse è sovrastimata, però diciamo 6.000, non meno di 5.000, che sono un'esagerazione comunque
dal punto di vista statistico, percentuale. Nonostante questo ci sono, ad esempio, insomma, alcuni credo che abbiano organizzato proprio un comitato che richiede la possibilità di costruire su terreni di propria proprietà delle costruzioni nuove per i familiari, eccetera. Su qualsiasi tipo di terreno. Ecco, in merito a questo, te cos'è? No. Cioè, basta qualsiasi piano regolatore, in una partita. Io penso cioè, che il motivo così ti porto a conoscere, il motivo che adducono è gli appartamenti che ci sono stati costruiti in anni in cui l'edilizia probabilmente era utilizzata per altro, no? Serviva mettere lì quei soldi, quindi sono state costruite con diciamo in maniera poco adeguata, quindi sono appartamenti piccoli, spesso mal costruiti, eccetera. E dico, io piuttosto che prendere quegli appartamenti lì, io voglio costruirmene uno mio, voglio costruirmi una casa, eccetera. Però, ripeto, su terreni che non sono edificabili, che sono agricoli, che magari sono di servizi, insomma, hanno altre destinazioni. Beh, io arrivando qui ho visto San Marino, Terra di Libertà. Non vorrei che sia intendersi San Marino, Terra di Libertà di ricostruire, no? Per decenni lo è stata. Sì. Ma io penso che lì debba essere la comunità a decidere, perché che non ci sia una San Marino di riserva. No? La terra di San Marino è. Sono 62 km quadrati. 62, giusto? 62 km. Quelli sono, non ce ne sono altre. Non ci sono altre. Ed è una volta cementificata è persa per sempre. Cementificata. Non è, la cementificazione, al contrario di altri processi legati alla modernità, non è un processo reversibile. Una volta che quel pezzo di terra è cementificato, basta. Non tornerà mai più fertile, perde le proprie capacità di rigenerazione, si sostituisce una cosa viva, una cosa morta. E ogni metro quadro che va avanti, in Italia abbiamo 8 metri quadri al secondo, sarebbe interessante vedere qual è il ritmo di San Marino di consumo di territorio. E una volta esaurito, basta, non ce n'è più, non si può tornare indietro, e quindi la comunità dovrebbe in qualche modo interrogarsi su questo. Quindi prima la televisione ha fatto questa cosa, mi sembrava, no? Se io fossi un cittadino di San Marino mi metterei alla testa di un comitato, di un movimento che dichiarasse basta, moratoria alle costruzioni di San Marino, ma non perché semplicemente uno può essere ambientalista, perché una volta superato un livello compatibile con le esigenze delle persone non si può tornare indietro, è stupido, certo. E quindi cioè, 5.000 case vuote, quindi la politica dovrebbe mettere in campo delle azioni politiche tali per cui se ho bisogno della casa per il figlio, la casa per il figlio deve essere una di quelle già realizzate, no? Cioè, non ne avevamo sapiens. Volevo chiederti una cosa, se posso. Durante il tuo mandato da sindaco, avevo letto, però correggimi se sbaglio perché ho un'informazione un po' vecchia, mi sembra. Avevo letto che appunto durante il tuo mandato era stato dato, non so, avevate mandato di costruire un'uscita dell'autostrada. Sì, no, c'era un'autostrada che doveva passare. Era un esatto, che però insieme ai cittadini avete bloccato. Ecco. E vogliono fare ancora, perché. Certo, magari il progetto non è bloccato, però voglio dire, e se non ricordo male, i cittadini avevano accettato addirittura di pagare qualcosa in più pur di non fare questa uscita. Allora no, non era per non fare l'uscita, per poter compensare gli oneri di urbanizzazione, per il nostro piano regolatore, che abbiamo aumentato le tasse. E non hai trovato nessun attrito da parte della cittadinanza? Cioè allora, innanzitutto le tasse noi le abbiamo aumentate sulle seconde case e sui capannoni, su chi aveva beneficiato in passato dell'utilizzo del territorio, sostanzialmente, chiedendo a loro un sacrificio per far fronte alla comunità e alle spese della comunità. Abbiamo aumentato le tasse per i servizi a domanda individuale, quindi mensa, asili, servizi domiciliari, centri estivi,
aumentandoli soltanto che avevo un reddito più elevato, applicando quello che è il principio di progressività delle imposte. Non so se anche nella vostra posizione. Il contrario. Noi di solito, appena passato un condono fiscale a San Marino, dove chi più ha preso meno paga. Un bel principio che abbiamo in controtendenza. Sì, noi siamo in controtendenza. Però adesso non ci dilunghiamo su questo. No, però i cittadini non hanno. Qualcuno che era scontento ci sarà stato sicuramente. Però erano molti di più quelli che volevano tenere in piedi un ragionamento differente. Ma che gli incendi non avete riscontrato, cioè avete avuto subito un buon riscontro da parte, perché qui da noi un cambio culturale sembra. Per certe volte sembra molto difficile. Allora è questo che a me rimane sempre più difficile, no? Capire. Allora, Cassinetti di Lugagnano abbiamo fatto il cambio culturale, credo, sì. E, passando ad una scala un po' più alta, sul modello San Marino, io poi ho fatto il candidato sindaco ad Abete Grasso, mentre a Cassinetti di Lugagnano ho preso il 51%, ad Abete Grasso, con la nostra lista civica, avevo preso il 27%. Da soli. Mancando il ballottaggio per 16 voti. E, vabbè, sono entrate sicuramente altre logiche. Il programma era lo stesso di Cassinetto di Lugagnano, anche più ambizioso, probabilmente era più. Perché c'era anche la maturazione di 10 anni di esperienza fatta a Cassinetta e anche altrove, quindi aveva appreso quello che aveva in Italia. E, da parte dei cittadini, secondo me, se gli si spiega bene, si crea consapevolezza. La disponibilità anche a fare dei sacrifici, cioè oggi poi siamo in un periodo anche diverso, perché oggi chi fa case non le fa per dare una casa a chi non ha case, no? Chi fa case le fa per dare un investimento a soldi, che bisogna essere investiti. Quindi no, i cittadini, poi almeno in Italia, da noi, oggi si trovano penalizzati dal punto di vista anche economico, dalle scelte della cementificazione, perché i comuni non tengono più, le spese sono aumentate, l'urbanizzazione ha portato nuove spese, arrivano soldi freschi quell'anno, ma poi dopo tu ti carichi il bilancio di nuove spese, perché devi fare la manutenzione, le strade, le fognature, quindi ma inoltre... La consapevolezza c'è stata, diciamo. Però... Sì, no, un po' di consapevolezza che comincia a essere, la politica è indietro, rispetto, certo. Però un po' di consapevolezza che è quella che le persone, se hanno un minimo di... Se c'è qualcuno che li sollecita, comunque poi abbiamo un problema, quello che riguarda anche San Marino, magari voi un po' di meno perché siete più vicini, le istituzioni della politica sono più vicine, quindi non lo so, non lo conosco, non posso dare, però l'analfabetismo funzionale purtroppo crea danni, perché i cittadini non comprendono, se non si spiega bene, uno su cinque in Italia non capisce quello che legge quando legge un articolo. Cioè. E quindi poi si beve quello che gli dice il sindaco per strada che vuole costruire. Il sindaco gli dice devo costruire per dare lo scuola bus a tuo figlio, e lui dice sì, lo scuola bus a mio figlio lo voglio, e quindi tu fai un ragionamento più complesso, più lungo, della biodiversità, del sesso idrogeologico, così alla terza parola, no, sì. Già ci si perde. Invece il sindaco che mi dice che mi dà lo scuola bus per mio figlio, oppure mi dà un posto di lavoro che poi non arriverà, che sarà un posto di lavoro precario, al supermercato, fa più presa comunque di un ragionamento che è un po' più, che guarda un po' più in là. Certo. In un comune piccolo riesci, perché io andavo a casa dei cittadini, ho fatto delle assemblee con molti bambini, le scuole elementari, facendo disegnare i bambini quello che volevano, e quello che hanno disegnato i bambini l'abbiamo messo nel piano regolatore. Quindi chi ci diceva ah no, non si può fare, ma voi siete dei sovversivi, che volete fare? Dovete vedere i disegni, erano un comune piccolo, erano i disegni, erano dei figli dei consiglieri comunali che ci dicevano come costruire, no? Quindi certo. Questo ha spiazzato. In un comune piccolo è sicuramente più facile, però in un comune grande, se si è in tanti, si riesce a fare, penso che si può incominciare quantomeno a mettersi su quella strada. E poi siamo in un'epoca diversa, oggi basta, non c'è più per il mattone, ci sono comuni che stanno restituendo gli oneri di urbanizzazione. Comuni che avevano previsto entrate da oneri di urbanizzazione le hanno anche incassate, il mattone ha finito di fare la sua corsa, quella lunga, se non per alcune operazioni, quindi soltanto centri commerciali, grandi speculazioni che però non sono in tutti i comuni, e alcuni comuni adesso stanno restituendo oneri ai privati, quindi è il bilancio che entra in sofferenza e quindi chiedono nuove tasse ai cittadini, le tasse sono aumentate soprattutto perché c'è stata una dolce cementificazione. La signora di Lugagnano ha la pressione fiscale ferma quando non ha fatto
fatto la nostra scelta. L'unico comune è attivo, se non letto male. Il comune sì, sì, sta bene, avanzi l'amministrazione. Finché la gente si sposa. Finché la gente si sposa. Non bisogna diventarsi, ma cosa? No, però, questo, ci sono due cose importanti. Una, il fatto che non ha raggiunto il ballottaggio per 16 voti e Abbiategrasso conta 32.000 abitanti. Questo ci dà il peso che ha il singolo voto. Cioè, si pensa sempre, ma cosa conta il mio voto alla fine? E San Marino ha avuto diversi problemi per voti di scambio, insomma, anche in questi giorni con tutte le inchieste di cui abbiamo chiacchierato prima. Forse c'è stata una svalutazione del peso che invece può avere un voto. Dall'altra parte, il fatto che si possa cambiare, soprattutto in realtà piccole, adesso Cassinetta ha circa 1.800 abitanti, che è di fatto sono gli abitanti di una giunta di Castello sammarinese, e quindi diciamo le dimensioni sono quelle. San Marino nel suo complesso ha 32.000 abitanti come Abbiategrasso, quindi diciamo ci sono diverse affinità. E dicevi, Abbiategrasso avete riproposto il progetto e il programma che eravate a Cassinetta, però in maniera ancora più insistendo ancora di più su questi obiettivi. Cosa sta succedendo? Adesso siete nella giunta, però noi siamo all'opposizione, siamo nella giunta. Perché la giunta è giunta è il governo della città, okay. Noi siamo all'opposizione. Okay. No, succede che ovviamente l'opposizione è dura. È dura, difficoltà ad avere i documenti, siamo in scatole, facciamo le interrogazioni, le interpellanze, non avete risposte, oppure ma nella maggior parte dei casi proprio no, si cerca di evitare l'argomento. Mm-hmm. Essendo noi all'opposizione senza una storia amministrativa da Abbiategrasso, e quindi non c'è il centrodestra e il centrosinistra che si rimparano le responsabilità, noi li imbocchiamo, no, mettiamo sotto l'occhio dei cittadini, le responsabilità di uno e dell'altro, e ovviamente a noi non possono dirci nient'altro che non che siamo dei rompipalle. No? Come noi? Credo che si dovrebbe fare forse una rete nazionale, sì. E rete nazionale internazionale. Però i meccanismi poi sono appunto, sono i dispositivi classici, credo che siano molto simili un po' ovunque nel paese, nel senso che nel momento in cui ci sono gruppi di cittadini che entrano nelle istituzioni, affrontano le problematiche, mettono il naso dove nessuno mai l'ha messo, c'è si rimuove completamente, oppure si danno risposte vaghe e si cerca di andare a spaccare i gruppi e quindi fare, no, azioni di compravendita, tentativi di corruzione dei gruppi politici, in modo che vengono con me, facciamo un'alleanza, una cosa che succede un po', no, abbastanza frequentemente, talvolta ci sono riusciti, ma perché a uno che era il mio capolista, dopo le elezioni, siccome abbiamo perso, gli hanno offerto una consulenza, è diventato direttore di un festival, e quindi, no, con tutto, no? Quindi ci sono meccanismi che sono abbastanza ferrei, perché nel momento in cui diventi molto pericoloso per andare appunto a cambiare le cose, noi a Abbiategrasso ci siamo andati molto vicini, occorre, no, fare, impedire che questo possa crescere ulteriormente. Quindi su questo credo che però sia fondamentale proprio la comunicazione e l'informazione ai cittadini, con mezzi propri, perché hanno i comunicati ci censurano, usiamo parole del governo, dell'opposizione di centrodestra, usiamo le loro parole, ma non ce le pubblico neanche se usiamo le loro parole, e questo, no, capita quotidianamente. Io qui non ho consigli, perché anzi, se non li date voi a me, forse no, noi ci siamo fatti un mensile, così almeno lì non ci censurano nessuno. No, però un altro elemento interessante di quello che dicevi, cioè, secondo me questa idea dei matrimoni, no? Cioè, dà un'idea di come la politica oggi la si debba fare anche con la fantasia. Secondo me è determinante, perché quello che vediamo noi in consiglio qua a San Marino, in Parlamento, è che la politica mainstream continua a fare sempre le solite politiche, no? Cioè,
magari con qualche grado di variazione, però rimangono sempre le stesse, quindi, che ne so, non c'è lavoro, come facciamo a creare il lavoro? Ma diamo una diamo la possibilità al datore di lavoro di assumere spendendo il 5% di contributi in meno, ma non funziona, allora l'anno dopo lo porti a 7 e l'anno dopo non funziona lo porti a 9. Si sta continuando con delle politiche qui, come credo mi pare di vedere anche in Italia, che sono le stesse, cambiano solamente delle gradazioni. Questo dal nostro punto di vista intanto è miope, perché non prende atto che forse la medicina è sbagliata, non è il dosaggio della medicina. E però dà anche l'idea di come sia la fantasia, cioè quello che c'è davanti dal nostro punto di vista è una politica che deve reinventarsi un modello sociale. E mi pare che voi questo lo abbiate fatto, insomma, che si legge. Secondo te che peso ha proprio la fantasia all'interno della politica, logicamente non la politica dei partiti, perché quella ormai è andata. Insomma. Fantasia però, spiazza. Spiazza. Però facciamo un esercizio, mettete tutti quanti le mani così. No? Mettete le mani così. Okay. Adesso incrociatele dall'altra parte, cioè. Non è facile. No, spiazza. Cioè, il cambiamento dell'abitudine, no, ti spiazza, perché devi metterti un attimo, però alla fine ce la fai. Non è che non ce la fai. E quindi è proprio una questione della politica che si attacca alle solite logiche. Poi secondo me ci sono anche due tipi di... Io ripeto perché non sono capace, o ripeto perché non voglio, perché non ripetere, perché quel meccanismo mi ha sempre fatto guadagnare, quel meccanismo mi ha creato consenso, perché se cambio gioco c'è qualcuno che è più bravo di me a cambiare, no? E quindi se cambio gioco divento una copia di qualcosa che invece è l'originale. Se avessero fatto altri i matrimoni per la terra non li avrebbero fatti come li avevamo fatti noi, perché noi avevamo costruito una narrazione attorno ai nostri matrimoni per la terra, che venivano da tutta la Lombardia perché a Cassinetta si tutelava il territorio, perché c'era una campagna che era in corso, che si era valorizzata, c'era una... E quindi nel momento in cui tu utilizzi degli stratagemmi, dei passi laterali per poter anche raggiungere poi un messaggio più diretto, che appunto quello dei matrimoni per la terra, che lo capisci che è un matrimonio che fai per salvare la terra e non devi fare tutto il ragionamento, no? Riesci appunto a spiazzare e a prendere anche il consenso, comunque a catturare l'attenzione da chi invece è abituato a sentire sempre le stesse cose come un martello da televisione, da giornali, da politica che incontra per strada, e quindi a te invece ti considera sì, povero. Però nel momento in cui ci sono degli esempi anche concreti, che adesso noi abbiamo avuto questa fortuna di poterli fare, sì, no? E quindi noi stiamo girando l'Italia, io, anche altri amministratori, comuni virtuosi, perché comunque ci rendiamo conto di come è importante per chi sta cercando di portare l'esempio concreto che si può fare, che è possibile, no? E questo appunto spiazza la vecchia politica. A volte poi la vecchia politica si inventa delle cose, fa fino ad esempio, so che ci sono tantissimi comuni in Italia che abbracciano la strategia di rifiuti zero e poi vanno con l'inceneritore, no? Però rifiuti zero fa fa slogan rifiuti zero, lo stesso Renzi, lui ha detto ho fatto il piano di sviluppo volumi zero, sono stato a Scandicci 2 o 3 settimane fa e ho visto i volumi zero di Firenze, che cosa hanno combinato, è davvero impressionante. E quindi il fatto di portare esempi reali e tangibili, che non sono soltanto fatti dai piccoli comuni ma anche da città grandi, perché ci sono anche casi di città grandi che fanno cose nuove, è un valore aggiunto ed è un'arma importante da utilizzare nel confronto alle comunità. Sì, volevo chiederti una cosa, leggendo questo manuale, tra l'altro carinissimo perché è fatto su carta, tascabile, certo, quindi c'è tutto uno studio, no? E ho letto anche il termine biodiversità. E tu hai parlato nell'attivazione di questa filosofia che è stop al consumo di territorio, che quasi sembra parli solo di cemento, no? In realtà evidentemente ha un impatto determinante su tutte quelle che sono ad esempio le risorse. Hai parlato prima di sesto idrogeologico, hai parlato adesso di rifiuti, qui c'è scritto anche biodiversità. Noi come movimento ad esempio stiamo cercando di portare avanti un progetto che è Banca della Vita, che parla proprio di biodiversità, e tu hai detto che è importante dare un esempio concreto anche in questo senso. Secondo te
Se questo vale per un comune italiano, quanto può valere l'impatto di una filosofia del genere sull'autonomia in tutti questi settori, in uno Stato come il nostro di 62 km quadrati, che ha anche una sovranità, diciamo, su cui forse insomma bisogna iniziare a pensare maggiormente su tutto questo concetto di autonomia, no? Mi conviene farlo in fretta, perché altrimenti li invadiamo. Esatto. Però a parte gli scherzi, la sovranità alimentare, l'indipendenza energetica, credo che fatti su una scala piccola, come può essere appunto quella di uno Stato, che poi appunto no, può mettere insieme tutta la filiera delle decisioni, mentre un comune magari può dire che non ce la posso fare perché manca il decreto attuativo, manca la legge, San Marino potrebbe farcela, no? Tranquillamente, nel senso, no, prima mi dicevi basta un decreto, se poi un decreto, ormai farò tutto per decreto, quindi no. Quindi il passaggio dalla decisione alla realizzazione concreta, ovviamente il processo, il percorso che può portare una comunità, un territorio ad essere indipendente, verso la sovranità alimentare, a tutelare la biodiversità, e ovviamente no, va inserito in un contesto particolare, quello di San Marino. Però credo che sarebbe, tornando al fatto che appunto voi non siete infiniti, ma siete, nel momento in cui San Marino dovesse diventare una città unica, c'è tutto il territorio di San Marino, adesso probabilmente dal punto di vista della conformazione geologica è impossibile, perché ci sono zone in cui è difficile costruire, so che si costruisce dappertutto, però no, non vedo una città unica sul territorio, però nel momento in cui hai cementificato tutto ciò che è cementificabile, hai perso qualsiasi tipo di tipicità. Nel momento in cui San Marino, le periferie di San Marino diventano uguali a Rimini, hai perso la tua identità. Io venendo in treno da Bologna a Rimini ho visto una casa unica, no? In treno si percepisce benissimo, perché se si andasse fino a Pesaro sarebbe una città unica continua. Quindi sono partito da Milano, mi ritrovo a Milano, sono ancora in città e non ho la percezione. Allo stesso modo, se San Marino diventa soltanto il centro storico tutelato dall'UNESCO e poi una periferia indistinta, comunque simile a tutte, perde proprio la sulla biodiversità. È un discorso molto lungo da fare. Io faccio l'esempio del coccodrillo che me l'ha insegnato mio figlio, quindi proprio per renderlo chiaro, il coccodrillo, ha scoperto che con il sangue di coccodrillo si potrebbero curare moltissime malattie, soprattutto per quanto riguarda le malattie cardiovascolari. Il coccodrillo esiste identico da 90 milioni di anni, no? È superato, se ci fosse stata la biodiversità e la tutela del coccodrillo, noi oggi non avremmo la possibilità di curarci. Quindi la muffa banale, che biodiversità è penicillina, quindi noi uccidendo biodiversità, perdendo valore, appunto ci rimettiamo noi, ci potremmo rimettere. Chi ci dice che fra qualche anno non si scopra che su una pianta che cresce soltanto a San Marino si possa sintetizzare un farmaco salvavita, no? Che lo può dire? Questo vale su tutto il pianeta, quindi la biodiversità va tutelata anche per salvaggio. Il coccodrillo ha superato 90 milioni. Si conviene anche. Poi c'è questo ulteriore elemento, dicevi prima della vocazione turistica di Cassino di Lugagnano, anche San Marino storicamente ha una vocazione turistica. Poi diciamo, per qualche anno è stata interrotta per via di questo progetto di piazza finanziaria che fortunatamente insomma nel corso del tempo poi ha fatto la fine che doveva fare, però la vocazione turistica di San Marino da una parte non è valorizzata, dall'altra rischia di essere come dire, messa in contraddizione da una costruzione, da una distruzione del territorio. Quindi anche sotto questo aspetto ha un peso il mantenimento della bellezza dei paesaggi, non tanto, cioè non unicamente la tutela ambientalista, ma anche proprio della bellezza, certo. Perché diciamo l'economia su cui forse un paese come questo dovrebbe puntare è soprattutto quella di, tornando al discorso di prima dell'autostrada, anche noi siamo riusciti a bloccare fortunatamente l'anno scorso un progetto, ne parlavamo prima, proprio dentro il centro storico, di una mega costruzione in cemento armato.
magari qualcuno l'ha vissuta e all'epoca insomma ci sono state molte polemiche come una sorta di il signor no, quelli che dicono sempre no perché questo non si può fare, ma è un grande investimento eccetera. Noi crediamo ancora invece che sia stata determinante bloccare una cosa del genere, ma proprio perché crediamo che il centro storico di San Marino sia il polmone della potenzialità turistica sanmarinese. E quindi anche sotto questo aspetto qui ha un peso la tutela del paesaggio, no? Quindi stop al consumo del territorio, non è unicamente dobbiamo coltivare, che ha il suo peso e la sua importanza, appunto noi sull'aspetto della coltivazione ci stiamo facendo un programma e un progetto tosto, insomma. Però è anche la tutela della bellezza, cioè senza bellezza appunto è una periferia unica, allora appunto San Marino equivale a Pesaro, a Rimini. Io penso che fra 50 anni vi ringrazieranno di non aver fatto fare quel mostro. Penso che già molti lo facciano adesso, dopo un anno. Ancora non è del tutto solo messo ma parte. Quando la finanza finirà, perché tanto la finanza prima o poi finirà. Che cosa, piazza finanziaria, no? C'era il progetto San Marino, piazza finanziaria. Ma quando la finanza, comunque, quanto potrà durare questa, no? C'è qualcuno che ci credeva, quelli che sono sulla porta all'ingresso, sono, ecco. Ci credono solo. Un nuovo modello a San Marino serve, no? Se io fossi il sindaco di San Marino, no, non c'è il sindaco a San Marino. Beh, sono il reggente. Sulla bellezza, sul paesaggio, sulla, può esserci una possibilità in futuro. Sì, il problema è infatti questo. Oltre alla piazza finanziaria, cioè bastava quella per tutto. Effettivamente per anni non si è pensato ad altro rispetto a questo. C'era una domanda qua. Posso? Da... Sì. Allora, chiunque abbia delle domande. Prima hai parlato di riqualificazione dei centri storici e degli immobili, vecchi immobili. Da dove siete partiti e il comune che ruolo ha avuto? Allora, il comune ha avuto il ruolo di... Allora, il nostro piano regolatore aveva un piano dettagliato del centro storico. Si chiama... L'allegato si chiama piano del colore, che però non era soltanto per definire il colore delle facciate, ma andava a definire marcapiano, certo. serramenti, camini, tutto. Okay. In modo che il privato avesse uno strumento già a disposizione del comune, certo. Su cui... intervenire, con il quale intervenire per appunto sistemare. Non avevamo dei soldi da mettere per incentivare perché matrimoni per la terra, non avevamo risorse da mettere, però abbiamo fatto questo passaggio fondamentale, cioè dare già degli strumenti operativi al privato, noi essendo tra l'altro in zona tutelata dal Parco del Ticino, quindi procedure di recupero del centro storico erano molto gravose anche per il professionista, aver adottato il comune un allegato al piano regolatore che definiva già tutte le tipologie di intervento ha aiutato a far partire questi interventi. Poi l'incentivo più grosso è stato il fatto che a Cassinetta di Lugagnano non si potevano costruire più nuove case e quindi chi voleva fare delle case doveva recuperare e abbiamo avuto Cassinetta di Lugagnano è stata recuperata tutta, sono stati recuperati tutti gli immobili che stavano cadendo a pezzi perché appunto chi voleva fare delle case a Cassinetta di Lugagnano ci veniva a chiedere di poter costruire e noi dicevamo no, guarda che lì può andare e così è stato. Okay. Grazie anche i criteri estetici di recupero, dei dettami proprio. Sì, ad esempio sia dal punto di vista del colore delle facciate, era soltanto di recupero, quindi non c'era la possibilità di abbattere, di costruire cambiando le forme. Okay. Quindi c'erano proprio i prospetti da seguire, fino anche proprio il colore del marcapiano e poi con il piano del colore che non era sovietico c'erano delle possibilità, delle alternative basate sullo studio fatto da professionisti sui colori del territorio, quindi l'acqua, la terra, la campagna, in modo che ci fosse un legame con il territorio per evitare che ci fossero dei pugni in un occhio. Domande? Ecco, prego. No, a me interessa moltissimo questo aspetto sul cambio culturale della popolazione, perché San Marino, facendo il raffronto con quello che hai fatto te e quello che si potrebbe fare San Marino, secondo me, non dico impossibile, ma... perché San Marino c'è stata sempre la mentalità della gente di costruire, questo forse è dovuto al fatto che il cittadino di San Marino è sempre stato ricco, è sempre stato solo.
e questo dopo i soldi li vogliono investire. Chi, pensando al figlio, al nipote, al pronipote, al figlio del nipote, ma anche per speculare. E noi abbiamo avuto il primo piano regolatore nel, mi sembra, nel 1980. Prima ho mai avuto un piano regolatore, ma era molto più salvaguardato il territorio prima, che non c'era il piano regolatore. Invece quando è stato fatto il piano regolatore, secondo me è stato fatto uno strumento per dare mano agli speculatori e anche ai truffatori, vediamo quello che sta succedendo oggi. E si è arrivato quello che si è arrivato oggi, si parla di 8.000, forse 10.000, quanto ne vuole, senza pensare ai negozi, ufficio, capannoni, tutti. Cioè, secondo me questo aspetto culturale qui, io non so voi quanti anni siete adesso, ma secondo a San Marino, secondo me ci vorranno secoli a fare una roba. Quello che sta succedendo, io non do tutta la responsabilità politica, perché sono i cittadini che spingono, che chiedono, i cittadini, gli imprenditori, sono loro che dopo stanno nel politico a decidere, molte volte il politico per 16 volte darebbe via anche di dietro, insomma, quindi non gli costa niente mettere un retino colorato sul piano regolativo. Questo aspetto qui secondo me è importante, cambiare la mentalità delle gente. Forse una mano può darla la politica nel momento in cui, se qualcuno dovesse vincere le elezioni, si mette già in testa che le prossime, quelle successive le perde. No? Fare qualcosa che sa già che le farà perdere consenso, forse. Perché qui uno, probabilmente c'è l'abitudine a costruire, però su 32.000 abitanti quanti sono proprietari di un lotto di terreno su cui costruire? Sicuramente la maggioranza assoluta. Se guardi il territorio nostro è tutto frazionato, tutto frazionato, non c'è rimasto quasi neanche un minimo spazio verde, è tutto frazionato, e quelli sono i proprietari, e sono tutti proprietari privati, tranne i soliti due fattori di prima. Ma è tutto frazionato il nostro territorio, no? Quello che diceva Roberto prima. Vogliono fare questa legge per cui uno ha la proprietà o ha il diritto di costruire solo perché ha la proprietà e perché c'è un figlio piccolo che gli deve fare la casa. Cioè, questa è una stanzata pazzesca, cioè, in barba a tutte le leggi. Cioè, abbiamo massacrato il territorio con questa cosa qui, non distruggeremo. Pensa a tutte queste case sparse, a parte case sparse, ormai San Marino c'è rimasto più cavolo, ha edificato calanchi, strade, non c'è rimasto quasi più niente. Almeno salvaguardiamo quello che c'era. Scusate, forse il problema è San Marino, cioè io in prima persona, non sono case, sono brodi, mostruosi. Adesso sono sempre case, ma sono brutte o brode. No, è ben diverso. No, io sinceramente io guardo anche alla qualità della mia vita, di dove avrei la possibilità di vivere. Io vedo nella mia realtà principale di tutti, sotto casa mia c'è una palazzina sotto sequestro, eccetera, eccetera, che praticamente c'è solamente lo scheletro, ci piove tutto. La vedi così, è mostruosa, sì, anche l'accesso, una difesa impossibile. Non è il simbolo, vero? No, perché l'abbiamo portato a vedere le bellezze del paese. Io dico la sincera verità, parlo sinceramente, cioè io avrei anche, fortunatamente del terreno, anche se agricolo, la possibilità di costruire, per mio figlio mi farei in quattro, per costruire la mia qualità di vita è una semplice casettina anche di 90 metri quadri con un tetto e ci sono io, basta, capito? Purché io se devo andare a risistemare questo proprio mostruoso che c'è sotto casa mia non ci penserei neanche. Perché poi mi dico, io o mio figlio deve rinunciare a una qualità di vita, almeno al mio punto di vista, quando questi hanno speculato così, no, allora ascolta, buttiamo giù questo obbrobrio, proprio lo demolisci, tuteliamo il terreno che c'è sotto e ricostruiamo adeguatamente, cioè, capito? Questo perché io capisco che abbiamo costruito e basta, però comunque ci si va a rimettere in qualità. Questo è, cioè, un problema che secondo me noi cittadini, io almeno per me sarebbe un problema, perché io ti dico la verità, vendo quello che ho, mi cerco un paesino limitrofo oppure vado a vivere anche in Italia, cioè pur che andare a stare in questi obrovi, perché è veramente mostruoso. Se Alfano la fa entrare. Cioè, capito quello che voglio dire? Sì, cioè, io comprendo, no? E io guardo più alla ricaduta sulla collettività, sui cittadini, di scelte. E poi scusa, cioè io anche sono fortunatissima, mi ritengo fortunata perché i miei genitori hanno costruito all'epoca, negli anni 70, una casa, come
che abbiamo la possibilità di viverci, perciò capisco quello che sto dicendo, perché capisco la mia qualità di vita e quale può essere la qualità di vita in una palazzina mostruosa, insomma, c'è una bella differenza. Dal punto di vista degli abitanti, San Marino, che c'è demograficamente in crescita. Sì, cioè la qualità di vita non è avere la casa bella e il provvisorio, la qualità di vita è un'altra cosa. Scusate, però no, dico, cerchiamo la qualità di vita no, non si riferisce solo alla mia proprietà, io mi sono costruito una bella casa, la qualità di vita è un'altra cosa. Cerchiamo un attimo però di rivolgere le domande a Domenico, perché è bello discutere fra noi, ma questo abbiamo modo di farlo quotidianamente, insomma. Adesso io in ogni caso poi lascio la risposta, la parola a lui per la risposta. Io ad esempio in un obbrobrio ci vivo da 12 anni, non potevo permettermi di più, però devo dire che tutto sommato lo si rende, diciamo, abitabile e piacevole. Dobbiamo renderci conto del fatto che San Marino tantissimi non avrebbero la possibilità, nemmeno potendo. E quindi io credo che quello che deve fare un governante è tutelare, diciamo, i diritti di tutti, e quindi in questo caso sto a far consumo di territorio, ma poi adesso sarà Domenico a dire se lo intendo bene. Non significa, appunto, come tra l'altro ho spiegato anche prima, che ci si deve adeguare a quello che c'è, si prende quello che c'è e non si costruisce più niente. Significa che non si può più consumare dell'altro territorio, quindi quello che già è edificato necessariamente lo si deve migliorare proprio per migliorare la propria qualità di vita. Però se noi, credo, non cambiamo strada da questo punto di vista, cioè pensando che il proprio figlio possa star bene solo se ha una casa sua autonoma, io credo che facciamo un errore madornale. Lo dico anche contro me. Mio babbo voleva farmi la casa e io sono detto no, per carità, io vicino a voi non ci sto. E sono andato nella roba mostruosa. No, però ecco, se ma vuoi io posso dare delle risposte. In realtà dovremmo un po' astrarci, no? Collocarci nella storia, magari anche secolare, perché se noi pensiamo che ogni persona che ha un'esperienza di vita su questa terra debba avere una casa nuova, esatto. No? Dovremmo avere case ormai, le persone purtroppo muoiono, no? E lasciano di solito anche degli appartamenti o delle case. Io ho sistemato una casa degli anni 50, c'è una 25.000 case vuote, no? Cioè, sicuramente, così come c'è in tutta Italia, occorrerebbe una politica che riuscisse in qualche modo a coniugare la qualità della vita, la bellezza, il paesaggio, il diritto anche alla comodità, perché comunque non siamo più negli anni 50 e quindi abbiamo bisogno di più metri quadri, tutto quello. Però noi oggi potremmo essere 100 milioni di abitanti in Italia, sì, senza costruire un metro cubo di cemento, perché utilizzando quello che è già stato realizzato non ha, se la politica riuscisse a fare il contrario, perché ci sono gente senza casa e case senza gente, no? E quindi andrebbe forse il meccanismo della casa nuova anche per il figlio, è un meccanismo che poi è un poi dopo suo figlio dovrà avere un'altra casa nuova ancora, ma ci sarà comunque quella del nonno. Se ha solo un figlio, poi ne ha due, ne vogliono due. Vabbè, però, con 300 case... No, ma è quello, si tagliali bene e non gli do la qualità della vita, perché... No, vabbè, però... No, forse un altro degli elementi problematici è che molte delle costruzioni che ci sono a San Marino sfitte, quindi questi piccoli appartamentini, eccetera, sono stati costruiti da lobby e all'interno di alcuni di queste palazzine c'è anche il dubbio che siano stati utilizzati per diciamo riciclare denaro, eccetera, però risultano ancora di proprietà delle stesse persone che hanno costruito, quindi di fatto comprare quegli appartamenti lì significherebbe restituire denaro. Noi ad esempio una delle proposte che abbiamo inserito nel nostro programma era quello di, laddove c'erano gli estremi,
fare delle confische e utilizzare questi stabili per fare dei condomini solidali, come esperienze ci sono state a Parma, eccetera, per anziani oppure per ragazze madri che quindi avrebbero avuto la possibilità di vivere nello stesso luogo e quindi di aiutarsi vicendevolmente. Però questo è molto difficile perché, come sai, non è semplice confiscare un appartamento o tantomeno un condominio, però c'è anche questo problema qua. Il problema adesso, non so qui la vostra Costituzione cosa dice, la Costituzione italiana dice che la proprietà privata è tutelata fin tanto che ha una utilità sociale. Nel momento in cui la proprietà privata non ha più alcuna funzione sociale, dovrebbe cadere anche la tutela da parte della legge rispetto alla proprietà privata. Questo c'è scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana. E quindi nel momento in cui c'è una palazzina vuota, non c'è l'utilità sociale, il capannone è vuoto, che utilità sociale ha? Quindi cade la tutela. Per il diritto romano viene prima la proprietà collettiva rispetto alla proprietà privata. Adesso non so se posso l'ordinamento giuridico, non lo prevede. Ma anche in Italia non lo prevede, cioè, lo prevede la Costituzione, ma non lo prevede l'ordinamento giuridico perché non c'è la legge. In Spagna, Andalusia, c'è stata una proposta di legge che credo che sia stata anche approvata, in base alla quale il governo poteva riappropriarsi delle case di proprietà delle banche che non erano utilizzate, per mettere poi a disposizione dei cittadini che erano senza casa. Questo è, poi se vincete le elezioni potete mettere l'esproprio nella situazione. Qui sono le banche che prendono le case ai cittadini perché non riescono a ripagare. Sono meccanismi poi di... Prego. Ma io sono abbastanza banale e voglio così parlare di un tema caro a me, almeno penso a tutti, sono i rifiuti. Sono stati appena nominati, ecco, mi chiedevo cosa c'era nel vostro programma. San Marino, in teoria, l'impronta politica ormai è stata tracciata, che è quella del porta a porta. Sta andando parecchio a rilento, finora su 9 sono stati coinvolti 2 castelli, diciamo, in mezzo, che c'è il centro storico di Borgo e quello di Città, che sono gestiti diversamente, e sta andando un po' a rilento, però mancano ancora tantissimi passaggi, nel senso che c'è una raccolta, ma poi mancano in questo momento i passaggi successivi, quella della trasformazione o della vendita, che è in mano a privati anziché al pubblico, nonostante ci sia un'azienda dei servizi. Ecco, nel vostro programma cosa è previsto? Avete fatto dei passaggi? Quali sono? Ma dunque, noi eravamo in un consorzio con altri comuni, il consorzio dei Navigli, in cui già dal 1992-93 si era partiti con la raccolta differenziata spinta, porta a porta, l'eliminazione di tutti i cassonetti, l'ecocentro, quindi con la tesserina per i cittadini, per poter avere i punti sulla base dei chili di ferro, ogni volta incentivando il recupero, il riuso, in modo che anche chi produceva meno rifiuti e poi inferiva l'ecocentro aveva una frena, no? La strategia rifiuti zero, in realtà poi dopo, no, lo sapete meglio di me, una strategia che abbraccia tutta la filiera ed era gestita interamente dal pubblico, insomma c'era una... Poi in realtà abbiamo un problema, questo nazionale, in cui non si riesce a chiudere, se non in alcuni casi isolatissimi, tipo quella della provincia di Mantova, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti senza l'inceneritore, utilizzando appunto il recupero, il riuso, ma anche poi l'utilizzo di tecnologie per l'inertizzazione, attraverso un processo che non ha nell'inceneritore la chiusura del ciclo, perché comunque siamo nello sblocco Italia, ci sono sblocca inceneritori, quindi si rimane in quel modello. Far convivere la strategia di rifiuti zero con l'inceneritore non ti dà la possibilità di fare tutto quello che dicevi tu prima, no? Di costruire una filiera completa
che va davvero a eliminare completamente i rifiuti, perché se hai una società che appunto, credo che qui voi abbiate era, o comunque che con un consorzio, con comuni, che devono conferire almeno quel tot di rifiuti nell'inceneritore, perché altrimenti le convenzioni non sono rispettate, eccetera, eccetera, tu puoi mettere in campo tutte le strategie di rifiuti zero che vuoi, ma se poi dopo non hai, hai delle penali perché non conferisci sufficienti rifiuti all'inceneritore, no? È un processo, è un modello che non può stare in piedi. O si abbraccia completamente uno o si abbraccia completamente l'altro. No, non ci sono, le vie di mezzo sono finte, sono, no, propaganda di quelli che fanno la raccolta differenziata. Sono 60 anni che noi teniamo vie di mezzo qua, siamo lì. Purtroppo si vede. Ma è così, comunque su questo siete in una compagnia di tutto il resto del paese, dell'Italia, perché no, sono pochissimi i casi in cui si è riusciti a. Noi abbiamo raggiunto il 73% di raccolta differenziata, l'80% anche, ci sono comuni poi dei comuni virtuosi, contenere le Alpi che è il 90%, con il 90% di riduzione della quantità di rifiuti. Cioè, però, ma poi, anche, però se si raggiunge il 92, ad esempio, ma anche l'80, l'inceneritore comunque smette di dare la sua funzione, certo, perché ha bisogno di un'alimentazione continua, estrema. Sono stato in provincia di Bergamo e mi dicono che quello di Brescia fatto abbastanza, poi fatto bene a norma, l'Ansaldo stessa che dita che era fatta nel centro di Copenaghen, insomma si tratta di una struttura, per quanto faccia schifo l'inceneritore, Brescia. E mi dicono di essere una struttura discreta, cioè rispetto magari forse a quelli che la circondano, e non se la passa per niente bene, proprio perché il porta a porta nei comuni limitrofi sta togliendo completamente il materiale, quindi si arriverà forzatamente allo spegnimento, e quindi al dover pensare anche allo smaltimento di quel 20% di indifferenziato. Allora, intanto il 20% di indifferenziato poi dopo può essere ulteriormente differenziato, no? E il vero problema della gestione dei rifiuti è la gestione dell'umido, perché comunque nel momento in cui tu vai alla raccolta differenziata e separi tutto quello che può essere separato eliminando l'umido, l'inerte non è aggressivo per il territorio, no? Nel momento in cui hai la gruccia del pezzo di laccio che non puoi riciclare, che non aggredisce il territorio, non aggredisce l'ambiente, e quindi non è bisogno di incenerirlo, no? Può stare benissimo stoccato in una discarica, se è qualcosa che non ha appunto nessuna carica batterica, Il problema vero è che poi l'inceneritore di Brescia, che comunque ha tutta la diossina nel territorio circostante, piccolo dettaglio, no? Che l'hanno venduto come visitato da tutta Italia, come avveniristico, ma in realtà Brescia è una delle province più inquinate d'Italia, e l'inceneritore ha la sua ricaduta. Cosa hanno fatto? È vero, Brescia ha problemi a riempire il proprio forno. Lo sblocco Italia è aperto all'utilizzo fuori bacino di rifiuti, quindi i rifiuti che arrivano da Napoli, non sono leghista, però danno la possibilità di anche vostri di prossimità, per esaltato i principi di prossimità, ma penalizzi proprio quelle comunità che hanno messo in campo delle, esatto, politiche virtuose di gestione dei rifiuti, con la raccolta differenziata, con la separazione, con anche trattamenti tecnologici diversi dall'incenerimento che possono essere utilizzati. Adesso non sono esperto di inceneritori, però di politiche dei rifiuti, però qualcosina l'ho imparata con i comuni virtuosi. Nel momento in cui tu vai a utilizzare tutte le tecnologie che esistono, l'inceneritore proprio cade come necessità, anche quel stesso 20% che rimane, o il 10%, cioè, è comunque materia che si può ulteriormente recuperare con degli interventi tecnologici di altissimo livello. Ma nel momento in cui invece tu hai il bacino che hanno bisogno di essere alimentati, arrivano da altre parti. Gli inceneritori del nord Europa, in Danimarca e anche in Germania, hanno problemi di riempimento dei loro inceneritori, non sanno più come appunto tenerli in piedi, stanno chiamando rifiuti da altre parti del mondo, no? Questo però è anche una penalizzazione di politiche, faccio la raccolta differenziata, perché voglio un ambiente più pulito, più sano,
oltre anche a un tema poi della scarsità di risorse, quindi utilizzare le materie prime, il recupero, il riciclo, tutto quanto, e poi dopo importo, no, ancora doppia beffa. Certo. No, infatti da noi il problema dei rifiuti è ampio, insomma. Adesso c'è tutta anche il problema, insomma, della gestione dell'umido, e qui viene, insomma, viene utilizzato finora lo slogan della strategia rifiuti zero. In realtà non si sta facendo tutto quello che si può fare per fare in modo che il rifiuto sia davvero una risorsa, e il fatto che siano le ditte private a gestire e a poter rivendere quello che i cittadini differenziano, questa è già un'indicazione che c'è la volontà di implementare un sistema privato. Ci sono delle bellissime esperienze di fabbriche dei rifiuti, esatto, che stanno creando valore aggiunto, no? Che stanno creando posti di lavoro, recuperando il riciclo, ce ne sono tantissime anche quello in Italia. Vuol dire chiudere la filiera, ma vuol dire avere a monte una pianificazione su che cosa fare di tutto questo. Qui invece si sta continuando, tra virgolette, a improvvisare, a lavorare un po' sull'improvvisazione, questo non è niente. Bisognerebbe forse andare anche ancora più a monte, nel senso che bisognerebbe proprio andare alla catena produttiva. Esatto. In Germania hanno fatto delle operazioni anche mediatiche forti, centinaia di consumatori che sono andati al supermercato, hanno fatto la spesa, hanno scartato tutto, hanno occupato il centro commerciale di rifiuti, si sono portati via tutto senza imballaggi, dicendo adesso voi ve li gestite voi, questa è roba vostra, non è roba nostra. Quindi questo ha ad esempio a proposito di fantasia del fare politica, si potrebbe incentrare ad esempio la politica economica a San Marino, visto che sono anni che si sta partendo delle start-up, stendono a partire, si potrebbe partire con la sperimentazione sul packaging e sulla riduzione del rifiuto a monte, ad esempio sarebbe una cosa. Però anche lì noi abbiamo proposto mille volte alcuni settori dell'economia sui quali puntare. Sembra che dire di no a qualcuno che voglia venire a investire a San Marino non si possa dire, per cui che venga a fare la cartiera o che venga a fare il chimico, ma sempre produzione di bomba mano, non considerano altro. C'era una domanda, se non sbaglio. Ma l'ho già detto lui, tutti a posto. Diceva che appunto di andare a monte e non produrre imballaggi di plastica e tutte quelle cose che sono più. Altre domande? Una qua. Allora, ti seguo da anni, no? Noi lo possiamo fare, ripartiamo per altri mesi festival. Quindi. Allora, a me interessano un po' di aspetti. Il fatto che hai detto inizialmente sei di Abbiategrasso, perché ti hanno chiamato a Cassinetta di Logagnano? E il fatto di come ti sei posto quindi come esterno in una realtà che probabilmente non ti apparteneva, quindi come è stato interagire con la realtà che prima era Abbiategrasso e poi Cassinetta di Logagnano, e cosa hanno detto, hai accennato inizialmente a qualcosa del genere, cosa hanno detto gli imprenditori edili quando nel tuo programma, nel vostro programma c'era lo stop al consumo del territorio, quindi inventarci, come ho detto, altre fonti, no, per riuscire a creare un'economia. E te l'ultima, perché a me quella è piaciuta tantissimo, se puoi fare l'esempio della panda verde. Allora, la prima perché Come ero stato? Beh, allora io abito a Abbiategrasso, ma non sono neanche di Abbiategrasso, quindi io sono anche un po' terrone, diciamo. I miei genitori sono lucani, si sono trasferiti negli anni 60 a Cesano Boscone, periferia milanese, e poi nel 90 si sono trasferiti ad Abbiategrasso. Ho iniziato a fare politica ad Abbiategrasso, ho fatto parte di un partito PDS, Errori di gioventù, da cui sono uscito in polemica con Filippo Penati, che era allora presidente della provincia di Milano, noto alle cronache politiche e non. Cassinetta di Lugano mi avevano conosciuto perché sono stato il presidente di una casa di riposo, non retribuito, di una casa di riposo per anziani con un centro diurno, e da presidente di questa casa di riposo avevo avuto dei contatti con un'associazione di volontariato di Cassinetta di Lugagnano a cui portavamo il pasto caldo agli anziani, aveva fatto questa convenzione. Da lì c'è stato questo
questa conoscenza, e cercavano un candidato sindaco e me l'hanno chiesto, l'ho fatto e poi abbiamo vinto le elezioni. Imprenditori indiani come hanno reagito? Ti dico come hanno reagito quelli da Betegrasso al nostro programma elettorale, che era lo stesso di Cassinetta di Lugagnano. Alcuni imprenditori edili dicevano di votare per Domenico Finiguerra. Ah, ci credo. Dicevano questo perché avevano in pancia tantissime case che erano convinti di non poter vendere se ci fossero state nuove case, per un discorso banale. Io ho fatto delle case nel 2002, nel 2003, nel 2004, ce l'ho vuote. Se nel 2012, 2013, 2014 mi fanno delle case nuove, chi vuole una casa nuova va a prendere la casa del 2014. La mia casa del 2003, 2004, 2005 mi era vuota per i prossimi 20 anni, e poi dopo mi dovrò fare le manutenzioni, perché una casa, se non è abitata per 2 inverni, 3 inverni, non so da voi, ma credo più o meno anche da voi, poi con una tipologia con materiali scadenti, sì, o comunque dopo 3-4 anni non riscaldati, i condomini vengono, hanno bisogno di una manutenzione, no, perché cadono un tonaco, c'è bisogno di un intervento. E quindi gli imprenditori edili, quelli sani, seri, che avevano a cuore il loro portafoglio, che avevano fatto un investimento di villette, case, condomini, coloro che non avrebbero mai venduto se ci fossero state delle nuove case, dicevano di votare per noi, per un tornaconto loro personale, no? Ma perché si rendevano conto che non ce ne sarebbe stata più, a meno che non erano loro quelli che dovevano costruire case nuove, però lì no, era un altro caso. Quindi alla fine io credo che gli stessi imprenditori del mattone devono porsi questo problema, o sono degli speculatori o dei mafiosi che vogliono riciclare denaro, oppure se sono imprenditori sani che hanno a cuore la propria impresa, devono appunto decidersi a riconvertirsi o nell'edilizia attraverso diverse tipologie di intervento, oppure in altri settori, perché non è che ci mancano 6.000 pizzaioli in Italia, forse abbiamo 6.000 geometri di troppo, no? Quindi una riconversione gastronomica dell'economia. E tra l'altro poi il tuo esempio è stato collegato a altri comuni vicini, quindi hanno visto che comunque la Cassinetta di Lugagnano funzionava. L'hanno fatto anche a Corretta, che ha 13.000 abitanti, a Prenina Milanese che ne ha 9.000, poi vabbè, anche fuori dall'Italia, certo. Hanno fatto Monaco di Baviera e a Parigi, dove nel piano regolatore c'è scritto perennisere solo agricolo, rendere perenni i suoi agricoli senza piano regolatore, no? Siamo oltre il piano regolatore, siamo nella, direi quasi nella Costituzione. E la panda verde. La panda verde è una delle cose che abbiamo dovuto fare per poter pareggiare il nostro bilancio senza gli oneri di urbanizzazione, è stato utilizzare la sobrietà, quindi non spendere soldi inutilmente, risparmiando in ogni angolo del bilancio, anche lì dando l'esempio, la calcolatrice, il rotolo della calcolatrice utilizzato da una parte e dall'altra, la panda verde, quella era la nostra auto blu, è rimasta la stessa per 10 anni, lo lavoravo io, l'ufficio tecnico, il messo comunale, insomma, è ancora lì, c'è ancora la panda verde. Però l'avevi offerta. L'avevo offerta al Presidente del Consiglio quando diceva che c'era la polemica delle auto blu, sì. L'avevo scritto dicendo che l'avrei portata direttamente a Palazzo Chigi. Però si entrava solo Brunetta, mi sa. Poi. No, però ecco, ho fatto queste domande proprio perché la realtà di Cassinetta è simile, come ha detto Roberto inizialmente, a un piccolo, medio castello sammarinese, quindi non ci dobbiamo inventare niente, bisogna semplicemente avere la volontà e la bravura, anche la scaltrezza, la fantasia di inventarci qualcosa di diverso. Quindi non dobbiamo, ripeto, il problema sammarinese è quello che sembra che ci sia questo vincolo mentale che non si può fare. In realtà poi basta andare a vedere la tua storia, vedere la storia di tutti i comuni virtuosi che si sono creati all'interno del sistema Italia, anche al di fuori dell'Italia, per capire che è facilissimo fare. Certo che, come dicevi te, bisogna avere le alternative, e fare una scelta del genere vuol dire precludersi delle entrate a livello comunale che sono vitali. Esatto, era solo per, visto che ci sono alcuni... fare poi il matrimonio omosessuale in civile,
ci vengono da tutta Europa. Il Monte Grasso abbiamo fatto una vittoria nostra, che poi è stata subito, si è scatenato l'anatema del parroco, proprio l'anatema, avevamo proposto l'istituzione del registro di unioni civili comune di Monte Grasso, con lì avevamo fatto un passo molto più in là della semplice registrazione, ma chi si registrava al registro di unione civile aveva messo nella delibera, che poi è stata approvata dal Consiglio Comunale, la possibilità di farlo utilizzando le stesse strutture per i matrimoni, compreso anche il sindaco e la cerimonia nella sala comunale. Quindi era un matrimonio a tutti gli effetti, matrimonio civile a tutti gli effetti. E lì si è scatenato l'anatema del parroco, c'era la delibera approvata di istituzione, ma il regolamento attuativo l'hanno bloccato. Prego. Tornando sul discorso della cementificazione, no? Preso atto che avete applicato questo principio, no? Su tutte le abitazioni, su tutti gli edifici, ma rispetto a opere pubbliche, avete tenuto l'atteggiamento sempre molto restrittivo oppure avete fatto deroghe? Cioè, ammettiamo il caso che ci fosse il progetto di realizzare una strada, un viadotto, un qualcosa che ovviamente ha un impatto pubblico di cemento, ma andava a risolvere molti dei disagi o difficoltà in termini pubblici. Rispetto a questo, qual è stato l'atteggiamento? No a prescindere oppure... Allora, abbiamo fatto due deroghe abbiamo avuto in... Abbiamo dovuto farla per forza nuova alla scuola materna, perché gli standard per non ci consentivano di utilizzare l'immobile esistente, perché non aveva più i metri quadri rispetto alla capienza, il numero di bambini, e quindi abbiamo dovuto fare la scuola materna nuova. E poi abbiamo espropriato una striscia di terra per fare una pista ciclabile. E queste sono state la pista ciclabile che da Cassinetta dovrebbe arrivare ad Abete Grasso, perché poi è arrivata al confine. Abete Grasso ha deciso di farlo perché era pericoloso. Per farsi la domanda del dialogo, se si presentava un imprenditore che vi proponeva di fare un parco tematico, quindi con le caratteristiche di poter attrarre molto turismo, molto lavoro, molta attività, il principio che voi avreste adottato sarebbe stato quello di cimentare, no, abbiamo un territorio, viviamo del nostro. Sì. Poi dopo sono arrivate allo stesso le proposte di a Cassinetta. Ho fatto un impatto tematico, ci hanno regalato, proposto, comunque 70.000 euro, un'associazione ambientalista e architetti, era una cosa fatta insieme, per fare a Cassinetta di Lugagnano un parco prototipale. Quindi hanno sistemato il nostro parco, hanno fatto questo progetto legato all'acqua, alla terra, e quindi ci hanno, abbiamo fatto queste cose, però hanno scelto di fare la Cassinetta di Lugagnano proprio perché avevamo fatto questo tipo di scelta. Si fossero venuti a proporci compatibile, dai, con la realtà, in dubbio. Sì, i parchi di divertimento piuttosto che i parchi tematici, cose di questo tipo, no, sarebbero, avremmo detto di no sicuramente, perché avrebbe snaturato, non penso che avrebbe portato beneficio anche dal punto di vista turistico, anzi. Mi stanno chiedendo per fare Expo 2015 queste cose qua, le faranno probabilmente da qualche parte. Stanno facendo le vie d'acqua a Milano, abbiamo i navigli del 1200, del 1300, del 1400, e stanno facendo delle vie d'acqua nuove di cemento, che tagliano parchi, devastano, per fare arrivare l'acqua nel sito dell'Expo. Io volevo solo tornare molto velocemente anche per rispondere un po' a quello che aveva detto Raniero, perché credo che inizialmente il tema, uno dei temi centrali era quello, cioè il fatto che tutte queste strategie che voi avete portato avanti, lo avete portato avanti con una logica di partecipazione, di collaborazione con la gente. Tu dicevi prima, siamo andati nelle case, abbiamo fatto fare i progetti ai bambini. Questo forse credo potrebbe essere l'unica soluzione, tu dici ci vorranno secoli, perché la base è cambiare la mentalità della gente, no? Io credo che questo paese è stato abituato a sentirsi cadere le cose dall'alto, la gente va incentivata a partecipare di nuovo a questo tipo di progetti,
Quindi sicuramente una delle strategie è proprio quella, insomma, quella di iniziare a progettare insieme alla gente. Noi quando parliamo di progetti partecipati spesso e volentieri ci ridono, insomma, l'attuale politica un po' ci ride in faccia. Quali sono invece secondo te Per noi è stato molto più facile fare le cose con i cittadini, nel senso che al di là del piano regolatore, appunto, flusso di coinvolgimento, assemblee, bambini, questionari, ma anche la stessa realizzazione del parco prototipale, l'abbiamo realizzato con i cittadini, coinvolgendo i cittadini, andando con il geometra. Non è faticoso, i cittadini. Non è impegnativo? Ma... Allora, dipende, nel senso che probabilmente è faticoso dal punto di vista del tempo, no, è vero, però è un investimento che fa vivere più serenamente la politica stessa, perché nel momento in cui chi fa politica si chiude in una stanza con i professionisti, con il geometra, e decide, cercando di interpretare quello che è il volere della comunità, no? Si carica anche di una responsabilità e va, no? Invece nel momento in cui tu lo condividi con i cittadini, sei tranquillo, perché viene da loro, no? Tu fai facilitatore, ti fa aiutare. Poi sei anche immune dalle critiche, no? Se vogliamo vedere anche ora, sì. Perché l'abbiamo fatto insieme, è una cosa che abbiamo deciso. Questo ovviamente non puoi farlo per tutto, ci sono delle cose, delle responsabilità che ti devi prendere, sì. Però ad esempio la realizzazione di un'opera pubblica, un parco, la viabilità, come gestire piste ciclabili, come organizzare una piazza, se la fai insieme con i cittadini la fai con... E vengono soluzioni dai cittadini? Sì, penso che la stragrande maggioranza delle soluzioni noi le abbiamo prese direttamente dai cittadini, ma la fa la politica questo quotidianamente, ma in maniera informale. Io quotidianamente cercavo il consiglio dell'anziano del paese, senti, ma come facciamo lì il marciapiede, la facciamo così, perché mi dà la sicurezza. Farlo in maniera anche organizzata e condivisa dà alla politica un'altra serenità proprio nel fare le cose, no? Se le cose importanti le decidi in piazza, poi è anche più difficile cambiare, sì. No, ti fai mettere con le spalle al muro, no? Tu fai ti presenti con un programma elettorale che hai scritto tu, vinci le elezioni, poi dopo se la roba rimane lì e tu cambi, nessuno ti... Se invece tu l'hai condiviso con, ma fossero anche soltanto 500 persone, tu devi rendere conto 500 persone e cambiare l'impegno che hai preso. Molto questo difficile, quindi immunizzi un gruppo che guida una comunità da quelle deviazioni che talvolta poi possono arrivare, perché in una stanza in cui ci sono quattro persone, se entra una persona ti può cambiare gli equilibri di quella cosa, di quella stanza. Se invece entra una persona in un'assemblea pubblica di 500 persone, no, non penso che la cambi. Gli equilibri sono diversi. Ma infatti questo è importantissimo, perché diceva prima Matteo, come si può, cioè, l'esempio c'è che le cose possono cambiare. Io credo che a San Marino, se riuscisse a sfondare una, due giunte di Castello che iniziano a applicare dei principi di questa natura, alle elezioni di giunta successive tutte nove si rincorrerebbero, come esatto. Poi è successo a Cassinetta di Lugagnano, per inseguire lo stesso modello. Però ci vuole un elemento di distacco dalla, diciamo, da quello che è successo fino adesso, non solamente nelle giunte, ma proprio anche a livello politico. Ovvero ci vuole qualcuno che, passate le elezioni, tiene fede di quello che ha detto, perché altrimenti salta tutto il castello. Cioè l'unica diciamo garanzia su cui puoi fare affidamento è quella della tua credibilità e farlo tenere fede. Questo voi l'avete fatto, da parte, diciamo, della popolazione mi pare che il risultato ci sia stato, perché la prima volta è 50, qualcosa. La seconda volta a distanza di 5 anni erano già diventati il 63%, quindi la risposta c'è anche da questo punto di vista qui. È difficile tenere fede al proprio programma? Sicuramente più ambizioso il programma, più è difficile. Avete trovato delle difficoltà, non contrasti intendo, ma difficoltà a realizzarlo? Allora, difficoltà a realizzarlo sì, ovvio, perché appunto i problemi, i soldi mancano, però gli obiettivi li abbiamo centrati tutti, quelli più importanti che dovevamo perseguire, che erano il non fare, poi in realtà, no? Quindi non è che avevamo promesso 4 palazzetti dello sport, 2, no, e quindi non siamo riusciti a fare, no, dovevamo fermare tutto, quindi il vero problema, gli unici problemi che abbiamo avuto di contrasto tra di noi erano legati a come far lavorare bene la macchina comunale,
perché c'era chi era più cattivo, che voleva randellare contro i dipendenti, c'era chi era più accomodante, io in mezzo a cercare di mettere d'accordo le cose, però era, cioè, non c'è mai stato un contrasto sull'agenda politica, ci sono stati problemi di come far lavorare, come trovare la giusta via, però dal punto di vista del programma nessun tipo di contrasto, ma poi anche perché poi non avendo nessun interesse da tutelare, eravamo tutti liberi, no? Io stesso ho fatto i miei primi 5 anni senza avere l'angoscia, fra 5 anni dobbiamo ricandidarci, e siamo qua, facciamo qualcosa per... Se va bene, se non andrà bene vorrà dire che volete tornare indietro, esatto. Però alla fine dopo andrà bene. Ottimo, se ci sono altre domande, altrimenti le facciamo sempre, noi si stanca, cioè... No, di qualsiasi tipo, non sentitevi... Ma io la possibilità comunque di fare, non so, una legge o qualche cosa che va appunto a monte dalla produzione dei materiali che noi usiamo tutti i giorni, no? Ritornando al discorso dei rifiuti, proprio di eliminare tutto il superfluo. È San Marino, poi che è piccolo, che potrebbe dire no, io ho i pacchettini di plastica con dentro 20 blocchettini così ricoperti di plastica, posso fare a meno, non li compriamo la confezione in cartone e si torna a mettere giù la polverina, insomma, io credo che quello fa parte un po' della questione culturale. Devo dire che anche in questo caso la cittadinanza è molto più avanti rispetto alla politica, perché sono arrivati in questi anni molte istanze da Rengo, ti raccontavamo prima l'istanza da Rengo, questa proposta che ogni 6 mesi può fare ogni cittadino, proprio in questa direzione qua. Una è stata approvata un anno fa, che vietava l'utilizzo delle bottiglie di plastica, dei contenitori di plastica, quantomeno in tutti gli uffici pubblici. A distanza di un anno non è stato messo il distributore di acqua, neanche Parlamento. Era tu, è vero? No, la nostra era con l'innovazione delle bottiglie di plastica da vendere, sì, su dentro il supermercato. È stato provato 6 anni fa, ma è reso successivo. Poi ci sono, ne sono state fatte tante. Accettata, quella è quella dell'acqua. Sì, mai non attuata. No, accettata, ma che non è igienicamente compatibile. No, è appunto, no? La politica in questo momento è un tappo. La politica è un tappo rispetto a delle sensibilità che già ci sono nella cittadinanza. Però purtroppo... Sì, però ti devi sempre scontrare, perché per esempio noi a scuola, nell'aula, avevano chiesto di portare bicchierini di plastica, un pacco di 20 bicchieri. Sì, anche noi abbiamo sempre. Perché per i bambini, perché per farli bere. E allora, cioè, scusate, ma un bicchiere di plastica unico che lavano i bambini, no? Cioè, dobbiamo fare i quintali... Un bicchierino di vetro. O un bicchierino di vetro. Cioè, ma vabbè, quello che hai in casa, voglio dire, perché devi prendere la plastica? Ah, perché così i bambini... Sì, vabbè, però queste, appunto, queste sono tematiche che non possono essere lasciate allo scontro fra sensibilità diverse. Quello che può fare un governo è dare un'indicazione di massimo, no? Potrebbe farlo, purtroppo non continua a non farlo. Ma... Addirittura le fa perché la stessa cosa è successa in un'altra classe, addirittura la giustificazione che hanno dato le maestre è stata quella che per cui avevano ridotto, dato che erano stati ridotti il personale non docente, loro non garantivano il lavaggio dei bicchieri. Ancora peggio. Nel senso che comunque lì è una manovra prima politica, tagli comunque il personale, per cui poi non c'è più nessuno che ti lava il bicchiere, per cui il tuo figlio beve il bicchiere. Cioè in ogni aula c'è il lavandino, se lo lavano i bambini. Cioè anche gli insegnamenti. La risposta che abbiamo dato è questa, cioè sensibilizzare i bambini a lavarsi, cioè se giusto un bicchiere e a riporlo. Adesso non è che, voglio dire, che a noi poi diventa tutto... Sì, cioè, si sta un attimo con me, secondo me. Ma in questo caso qua, cioè, come si può fare ad avere, cioè, a fare un'opera di sensibilizzazione veramente importante? Cioè, anche da opposizione, tra virgolette, secondo me delle cose si possono fare. La strategia migliore quale potrebbe essere per ottenere un buon risultato, per essere vincente? Io non ho ricette da darvi, nel senso che
Sicuramente andare al governo è meglio, perché noi abbiamo fatto quella sarebbe molto dobbiamo fare una cosa che ci dalle mense la caraffa, riempire la caraffa. Forse dall'opposizione, forse gli argomenti politici spesso non da fare leva su due sentimenti non politici, prepolitici, insomma, la vergogna e l'orgoglio, cioè far vergognare quelli che mettono in campo politiche sbagliate, far nascere l'orgoglio nei cittadini di cosa stiamo combinando, no? Gli altri, su questo dovresti invitare il sindaco di Bogotà, lui sicuramente vi insegna qualcosa, l'ex sindaco di Bogotà che è Antanas Mocus, che per risolvere il problema del traffico, che dove nessuno rispettava le regole, nessuno pagava le multe, se ne fregavano, ha usato lo stratagemma della vergogna, quindi mandava i clown a prendere in giro quelli che non rispettavano le regole. E ha risolto molti problemi di viabilità, così come tra i cittadini alle vie di Bogotà ha messo il cartellino rosso e il cartellino giallo. Quando un cittadino vedeva un comportamento sbagliato da parte di un suo collega cittadino, gli tirava fuori il cartellino rosso e gli diceva no, probabilmente da lì se ne andava, oppure se era giallo oppure verde se aveva qualcosa da fatto, no, il pollicione in alto, il pollicione in basso. No, qua si vota così. Però ecco, gli strumenti forse dall'opposizione sono meno quello della mozione. Io ho presentato migliaia di mozioni, no? Però forse sono state bocciate, tutte bocciate per default, tranne quella sulle unioni civili, perché avevamo fatto un lavoro di sulla vergogna e sull'orgoglio, no? Perché loro facevano la maggioranza del Betegrasso, la maggioranza di centrosinistra, che facevano quelli amici di Pisapia, e allora ho detto: voi siete amici di Pisapia, facciamo il regolamento delle unioni civili. E hanno dovuto approvarlo per forza, poi però dopo è arrivato l'anatema del parroco. Da noi sull'aborto hanno bocciato una istanza presentata da un loro dirigente, quelli di sinistra, per cui è tutto un dio, insomma. Bene, ci sono altre domande? Se no ci potremmo prendere una mezz'oretta di chiacchiere attorno al tavolo, visto che c'è un piccolo aperitivo da mangiare da bere, però se ci sono altre domande stiamo qui bloccati fino adesso, però mi sono bruciato, non dovevo dire che se no mangiavamo. Io volevo fare ma non l'ho fatto. Ce n'è una qua. Sì, io sono arrivato un po' tardi, quindi magari l'hai anche detto ma non l'ho sentito. Nel tuo comune sono state anche fatte delle politiche di diciamo aiuto anche fiscale ai commercianti o comunque agli imprenditori che attuavano determinate politiche per la tutela dell'ambiente o comunque il ciclo del ciclo, perché ad esempio in altri comuni virtuosi sono state applicate ad esempio degli sgravi fiscali ai negozi che vendevano solo ed esclusivamente alimenti sfusi o a filiera corta, imprenditori che avevano una piccola parte di filiera del ciclo erano state giusto per comunque aumentare la accelerare questo cambio culturale, in un certo senso anche invogliando chi forse ha la predominanza di una pesantezza sull'ambiente. No, questo non siamo riusciti a farlo perché non c'erano risorse, non avevamo. Può essere comunque. Certo, sì, penso che sia proprio la strada da seguire, nel senso rendere obsoleta la realtà per sfinimento, nel senso rendiamo più conveniente quella la via migliore. No? Ad esempio so che in alcuni comuni addirittura le farmacie. I comuni passano adesso non ricordo bene il quantitativo di euro alle mamme se utilizzano pannolini per i bambini, quelli che si devono ripulire perché sono difficilmente. Noi questo abbiamo l'unico incentivo che abbiamo messo in campo è stato quello legato appunto alla tessera sui rifiuti, nel senso che chi portava appunto i rifiuti all'ecocentro veniva pesato, c'erano dei punti che venivano caricati sulla tesserina, questa tesserina poi dopo dava lo sconto sulla tariffa in base a quanto avevi conferito, e quindi l'unico incentivo che abbiamo potuto utilizzare è stato questo, perché avevamo i soldi proprio della lavoro. Sì, riscatto, immagino, perché penso che comunque gli anni bene, però io lo immagino sulla politica sammarinese, dove comunque gli sprechi sono tanti e
tappare lo spreco per invece incentivare, diciamo, e velocizzare una, un cambio culturale, anche perché a volte si demonizza molto l'imprenditore o il commerciante che comunque hanno nel loro, nella, nel loro status quello di fare utile o comunque vendere di più, nell'aiutare a sì fare utile o vendere di più, ma in una, in una maniera sostenibile. E quindi forse sono, sono anche quelle piccole, quei piccoli passi che San Marino si potrebbe permettere, anche se adesso siamo in forte crisi, ma siamo, come spesso si dice, San Marino attraverso una grossa crisi perché ha tantissimi sprechi a livello economico che potrebbero essere riutilizzati invece per incentivare un'economia totalmente, parzialmente differente rispetto a quella che si è intrapresa negli ultimi anni. Forse anche sì, questi sono, San Marino, sono per esempio, delle valutazioni che si potrebbero fare. Per poter fare anche delle politiche attive, dei margini li avrebbe, perché effettivamente, come diceva adesso, almeno dal nostro punto di vista, gli sprechi sono ancora ampissimi. E quindi, ad esempio, noi avevamo fatto la proposta del, che lo Stato rilanciasse l'edilizia proprio attraverso un piano mirato di ristrutturazione di, più, di tutti gli stabili di sua proprietà. E questo avrebbe intanto rilanciato un po' l'economia, fatto girare un po' l'economia, e nel medio periodo avrebbe, siccome molti uffici statali sono in affitto presso private, nel medio periodo avrebbe potuto far tornare negli stabili di proprietà gli uffici che adesso pagano annualmente gli affitti, quindi ci sarebbe stato un ritorno economico, diciamo, diretto. Però evidentemente, piuttosto che investire in questa maniera, si tengono i loro sprechi, si vede che non possono, non possono rinunciare. Mi è venuto in mente un incentivo che avevamo dato, però adesso mi è venuto in mente. Il piano del colore, quello di cui parlavo prima, era stato finanziato dalla Caparol, che è una delle, no, società tedesca che leader nel settore delle, no, intonaci, no? E ci hanno finanziato il, lo strumento del piano del colore. I cittadini che sistemavano le loro facciate, mettevano a posto il loro immobile, avevano il 50% di sconto sui prodotti Caparol. Che quindi ha creato un po' di usi la fiscalità per incentivare, qualcun altro? Io ho una domanda velocissima, se hai qualche consiglio per i ragazzi, le persone che da noi tra poco si candideranno in giunta, quindi alcune persone anche la prima volta che si avvicinano un po' all'attività politica o amministrativa, quindi hai qualche consiglio per l'ultima domanda sembra più facile. Penso che per fare politica, soprattutto a livello locale, bisogna dire sempre le cose per come stanno, quindi essere consapevoli di quella che è la situazione che si, per la quale ci si candida, per non trovarsi male e poi successivamente, appunto, dare, non grattare la pancia ai cittadini, cioè non fare, e magari condividere con i cittadini stessi la definizione delle possibili soluzioni ai problemi. Questo poi dopo quello che penso che se la lista è penso che le persone siano persone poi metteranno in campo, però già queste oneste che hanno a cuore il bene comune e non l'interesse del sindaco. Ci si augura. Un'ultima cosa, te sei stato premiato come personaggio ambiente nel 2011. E le motivazioni e insomma che effetto ti ha fatto essere il numero uno in Italia? Vabbè, io intanto l'ho condiviso subito questo premio, perché era un premio che io mi sentivo subito di condividere con tutti i comitati, gli ambientalisti, e in quegli anni che mi hanno portato ad avere questo premio mi hanno aiutato, quindi mi sono interfacciato. La responsabilità parlando di un premio, quindi niente di. È stato sicuramente però una bella soddisfazione, perché poi vabbè c'erano anche personaggi abbastanza più votati, no? Però è appunto era un premio condiviso, io l'ho condiviso con la Val di Susa e l'ho condiviso con i movimenti
combattono per la difesa del territorio, che sono spesso proprio sbeffeggiati. E questo è il sentimento che penso animi un po' tutti quelli che fanno politica a livello locale da una certa parte. E... L'hai ritirato con la panda verde? L'ho ritirato con la panda verde. La panda verde, se volete, possiamo darla in un castello. Lista civica. Bella passa, da lista in lista. Se non c'è altro, se volete, ci spostiamo nella sala di là, mangiare qualcosa, bere qualcosa e poi... Se volete, se sono appunto questo manuale, l'abbiamo qua. E se volete informazioni... Ci posso saltarvi un po'.